Sì, Roberto. Ci sei? Ok. Ok, Luigi, Sì. ci puoi avviare, ci puoi mandare il segnale video, per favore? Ecco. Accendiamo un attimo la luce, aspetta. Perfetto. Allora, io vi lascio la linea, comincia qui in Napoli. Allora, ciao Luigi, buongiorno. Ciao, buongiorno Giovanni. Allora, io, vabbè, questo qua è lo spazio appunto dedicato all'Associazione per la Grande Napoli e volevamo riprendere, pensavo di riprendere, se era possibile, un pochino il discorso che avevamo accennato domenica scorsa, relativamente all'evento praticamente che è stato, io penso appunto, molto importante per l'Associazione per la Grande Napoli, ovvero sia l'inaugurazione della sede. Poi passeremo appunto anche all'altro evento importante, abbiamo ancora appunto più di una mezz'ora, se non vado errato, sì, fino alle 17, quindi abbiamo abbastanza tempo per parlare poi anche del problema che ci sono stati con i volantinaggi. Andiamo un po' per ordine, insomma. Volevo, ecco, prima che tu ci illustrassi com'era andata appunto l'inaugurazione della sede, fermo restando che Mariangela la vedo in linea, appena se riuscirà a risolvere i problemi che ha, saremo molto contenti se poi interloquisse con noi. Intanto a te Luigi la parola. Sì, allora noi abbiamo avuto l'inaugurazione della sede a Via San Geronimo, che è una traversa adiacente Piazza San Domenico Maggiore, è una sede questa dell'Arci Lesbica, che sta a Napoli, centralissima, in piena zona universitaria. Eravamo oltre una ventina di persone. È stata una bella inaugurazione perché prima di brindare noi abbiamo tenuto una riunione molto intensa, dove insomma è stato un po' relazionato sia diciamo, la nostra attività politica, che in questi ultimi periodi ci ha visti veramente molto uniti, riguardo appunto insomma, queste tante battaglie di legalità che ci sono nel nostro paese. Abbiamo capito che questo è un luogo dove possiamo dare un grosso rilancio politico per i giovani. Io ho chiaramente definito laboratorio politico. Mariangela, dovresti chiudere l'audio della web TV se ci senti. Sì, io adesso mi sento. Ah, allora. Ci sente attraverso la web TV. Ah. Solo che così disturbi la trasmissione perché crei un ritorno. E allora? Dovresti metterti delle cuffie. Non ce l'ho. Ok, andate pure avanti. Ora non mi metto la cuffia. Ok. Allora mette pure Luigi le cuffie. Ok, come va Luigi? Sì, mi sentite bene? Adesso anche sì, molto meglio, sì. Vai pure Luigi. E quindi, come dicevo, in effetti lo spirito un po' che c'è stato da parte di tutti, dopo insomma, aver fatto un bel dibattito anche politico su quello che sta accadendo insomma, in Italia, del nostro congresso da cui noi insomma, venivamo ed avevamo partecipato anche numerosi. E quindi il laboratorio politico, questa è una sede dove noi ogni settimana, ogni martedì, dovremmo fare delle riunioni, riunioni che riguarderanno delle tematiche specifiche riguardo appunto le nostre iniziative, le nostre battaglie, le nostre proposte di governo, se vogliamo, dove appunto molti giovani universitari potrebbero poi
unirsi e partecipare a queste riunioni. È chiaro, le tematiche sono tantissime. Noi già martedì io ho proposto di fare una riunione sulla giustizia, la riforma della giustizia, l'amnistia, altre forme che potrebbero aiutare, insomma, a far funzionare minimamente un poco la giustizia in Italia. E quindi ognuno porterà un contributo, sarà una bellissima riunione e poi logicamente ne faremo altre successivamente, anche su altri temi che ci stanno anche riguardando, insomma, in modo abbastanza intenso, come quello per esempio della raccolta delle firme per i silenti. E quindi, insomma, queste sono tutte problematiche che riguardano i giovani, soprattutto questi giovani universitari, per cui questo è un lavoro che noi vogliamo fare con loro. La crescita, in effetti, la dobbiamo attendere da un momento all'altro. Già siamo, diciamo, in piena fase di iniziative, a partire dall'amnistia, con le manifestazioni che ci sono state a Poggio Reale, più, insomma, le manifestazioni che facciamo per i silenti. E quindi diciamo che la sede è stato veramente questo, un luogo di grande confronto, di dibattito politico. Ripeto, eravamo all'incirca una ventina di persone, tutti hanno voluto intervenire e tutti hanno voluto dare un contributo per cercare di dare veramente un po' di entusiasmo e quindi partecipazione, che ci sarà anche dalle prossime riunioni che faremo. Questo io posso dire della sede, quindi senti, insomma, c'è stata una bella soddisfazione da parte di tutti, questo sicuramente. Senti, dici, ma questa sede voi ce l'avete praticamente insieme ad altre associazioni? Quindi avete praticamente realizzato una sinergia economica, in pratica? Sì, in effetti noi siamo riusciti ad avere a disposizione questo luogo dove noi mettiamo anche la nostra bandiera fuori, quindi c'è la gente, insomma, che passa, vede che ci sono i radicali e ogni tanto, insomma, vedo, io ho visto da fuori che ci stava qualcuno che metteva, insomma, un po' l'occhio dentro, ci vedeva lì seduti, perché in effetti poi è una stanza dove a noi ci occorre per fare le riunioni e per poi organizzare, insomma, la politica, no? C'è una linea DSL, insomma, paghiamo 100 euro al mese, dove noi lì faremo i nostri tavoli di autofinanziamento che distano 30 metri da dove, insomma, si fa il tavolo in genere il giovedì nella zona universitaria. Quindi i vantaggi ci sono tutti, dobbiamo soltanto ora cercare di fare in modo che un po' di giovani universitari si avvicinano, e appunto chi sull'antiproibizionismo, chi sui testamenti biologici, chi sulla riforma elettorale, chi sulla giustizia e chi su tant'altro, sull'economia anche, e sull'ambiente. Insomma, noi abbiamo parlato di tante cose martedì, per cui ora siamo in una fase iniziale, avendo un luogo dove poterci incontrare due volte la settimana. Però, insomma, due giorni alla settimana non sono pochi, perché poi se tenete presente che bisogna fare poi i tavoli, quelli del giovedì, quelli della domenica o altre manifestazioni che potrebbero nascere all'improvviso, e questo sicuramente, insomma, a noi ci mette in condizione di poter anche lavorare molto meglio, essere più insomma insieme, vederci più spesso, ecco. Ho capito. Senti, invece passiamo all'altro argomento che è molto importante, che è anche peraltro molto presente sul vostro sito, per la grandenapoli.org. C'è stato, appunto, ci sono stati dei problemi, se non sbaglio giovedì 10, leggo proprio dal vostro sito, in via Mezzocannone, relativamente a una raccolta di firme, un volantinaggio, qualcosa del genere. Ecco, mi ci spieghi, appunto, Luigi, questa iniziativa, intanto a che cosa era indirizzata, affinché ne diamo giusta comunicazione a tutti.
E poi qual è stato appunto il problema relativo appunto a questa, a questo volantinaggio? Beh, noi giovedì avevamo concordato nella riunione che avremmo fatto insomma questo tavolo di raccolta firme per i silenti, e logicamente alla raccolta firme avremmo anche propagandato con un volantino il 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale che si terrà a Roma dal giorno 8 all'11 dicembre, e poi c'era anche scritto che c'era la nostra assemblea degli iscritti annuale che si faceva, insomma, che si farà il 17 dicembre all'Hotel Terminus a Napoli. Noi stavamo raccogliendo le firme normalmente, si è avvicinato il vigile, una vigilessa, per chiedere la solita comunicazione che noi effettuiamo da 20 anni presso insomma tutti i tavolini che facciamo, e lei è andata via, normale, cioè ha detto va bene, tutto bene, insomma c'è la comunicazione e via, la Digos pure, due fax, sia Digos che vigile. Poi dopo 20 minuti, io comunque non c'ero, c'era Rodolfo Viviani, e mi ero allontanato io, questa vigilessa è ritornata con un'altra vigilessa e ha detto vicino a Rodolfo Viviani che non si poteva volantinare, c'era il divieto di volantinaggio. Allora a quel punto Rodolfo, insomma, pare che gli abbia detto, insomma, lei non ha letto la Costituzione, forse. E forse la vigilessa, noi crediamo che se la sia un po' presa, perché poi è ritornata dopo un quarto d'ora con altri 5 vigili, con due motociclette, due su due moto, una macchina con 3 di loro. E, insomma, c'è stato un blitz al tavolino che... E improvvisamente ci hanno impedito di raccogliere le firme, di poter fare la propaganda al 39esimo congresso del Partito Radicale, alla nostra assemblea, e ci hanno affibbiato due verbali, uno relativo al tavolino che non aveva, loro dicevano che non c'era il permesso, e quindi insomma, cioè, non lo so, io allora tutti i tavolini che abbiamo fatto per 20 anni, allora, cioè, questi ce li dovrebbero multare tutti, perché a quanto pare dalla comunicazione noi sappiamo che c'è il silenzio assenso. Dal momento in cui c'è il silenzio assenso significa che quel piccolo spazio, insomma, di un metro può essere usufruito per fare delle raccolte firme o delle piccole manifestazioni. Ma la cosa grave è stata che, ancora più grave, è stata la multa fatta per il volantinaggio, perché giustamente sia Rodolfo, poi anche io, che insomma sono venuto, gli dicevamo che loro stavano insomma facendo un errore, hanno preso un abbaglio, perché noi appunto erano 20 anni che stavamo lì a raccogliere insomma le firme e fare il banchetto, sempre con la solita comunicazione. Loro non hanno voluto insomma niente, hanno detto no, noi dobbiamo applicare la legge, quindi dobbiamo redigere il verbale. Io a quel punto poi ho telefonato anche alla Digos, perché ho un numero privato della Digos. E questo è uno scoop, Sì, è uno scoop veramente, perché davanti a loro io appunto gli dicevo, guardi, l'ispettore della Digos mi sta dicendo che voi non potete farmelo il verbale del volantinaggio, no? E comunque insomma niente, ci siamo beccati due verbali. A quel punto poi con l'avvocato Martucci, che è un nostro iscritto all'associazione, anche membro del comitato, abbiamo subito fatto un ricorso e ci siamo presentati ieri mattina dal sindaco De Magistris per essere ricevuti, e il sindaco non c'era. Ci hanno lasciato un'email di cui loro ci avviseranno
quando ci potrà essere questo incontro, però insomma noi non abbiamo ora notizie. Noi ci eravamo presentati anche con delle copie della Costituzione e poi volevamo invitare appunto il sindaco a strappare le multe, logicamente, avvisarlo, che aiutarlo anche, insomma, a fargli capire che avevamo ricevuto queste multe che noi non dovevamo prendere, per cui informarsi anche dei vigili che lavorano al comune di Napoli e che magari non conoscono qualche articolo della Costituzione. L'incontro non c'è stato. E inviteremo, cioè ci aspettiamo che ci incontri, così lui magari si possa iscrivere anche al Partito Radicale Transnazionale, venire di presenza al nostro congresso. Questo era anche un invito che volevamo fare al sindaco. Ora comunque credo che a giorni noi dovremmo prendere subito dei provvedimenti, perché non possiamo attendere, noi stiamo facendo attività politiche, quindi a questo punto ci viene bloccato tutto. E quindi credo che ritorneremo di nuovo al comune, ora ci coordineremo un attimo in questi due giorni per capire che tipo di iniziativa si possa di nuovo intraprendere per avere subito questo incontro con De Magistris. Un incontro che dura 5 minuti, 10 minuti, non di più alla fine, ma basta che però si venga subito, insomma, alla realtà delle cose e si ripristina subito il diritto, di nuovo la legalità, perché se viene negato di fare un volantinaggio a Napoli, allora significa che, insomma, cioè, si vive in un regime. Non credo che, insomma, si possa non rispettare l'articolo 21 della Costituzione. Per cui, insomma, ci attendiamo ora giorni di poter essere ricevuti, ecco. Ho capito. Allora, data questa attenzione della Digos, mi viene in mente il libro di Andrea Mauri, Attenta Vigilanza, che è questa raccolta di documentazioni della polizia politica in questi 50 anni di attenzionamento a tutti gli eventi radicali. Anche forse anche l'Associazione per la Grande Napoli, considerata sovversiva, entrerà, diciamo, in questo tipo di documentazione, visto che, insomma, è la cosa, ma mi guarda, sembra abbastanza grave, insomma. Sì, ma non era mai accaduto. Guarda, noi ora facciamo militanza politica veramente da tantissimi anni e consegnato il comunicato sia al fax e sia il fax sia ai vigili sia alla Digos, loro ci lasciano tranquillamente, insomma, fare il nostro tavolo. Ora l'altro giorno, non lo so, forse è successo qualcosa che li ha indispettiti, chi lo sa, si sono un poco, ci hanno visti in movimento lì che distribuivamo volantini, insomma noi facevamo politica, è normale, avevamo i cartelli addosso e quindi, insomma, loro hanno fatto un autogol, ecco, io direi così. Perché allora, noi glielo abbiamo detto, guardate, voi non potete farci questa multa per il volantinaggio, non è previsto dalla Costituzione, c'è l'articolo 21 della Costituzione, glielo ripetevamo. Loro hanno detto no, noi stiamo applicando la legge, ok, procedete, però ci devono essere le vostre firme, giustamente, come diceva Rodolfo, belle leggibili. Senti, no, io volevo tanto far sapere a tutti coloro che ci stanno seguendo che per problemi tecnici non abbiamo Mariangela Pisano perché non ci sente, però è collegata via Skype e allora io le ho chiesto se voleva porti qualche domanda, se aveva, diciamo, preparato qualche argomento, e ha detto appunto di parlare del collegamento tra la sede e la vicinanza, soprattutto con l'università, ma un pochino ce n'hai parlato. E poi un pochino mi chiede appunto di chiederti in pratica di specificare un pochino la multa che vi hanno fatto, a quanto ammonta? Le due multe ammontano a 300, sì, sono due multe, una di 200 euro e un'altra di 150 euro. Ah. E tra l'altro, cioè, noi non ce le abbiamo questi soldi, tra l'altro.
Ma scusami, Luigi, tanto per sapere, ma sul verbale a chi hanno scritto che hanno fatto questa multa? Allora, sulla multa c'è scritto che loro denunciavano la scritta per la Grande Napoli. E poi sul verbale Rodolfo Viviani, diciamo, è l'intestatario del verbale. E, però sulla multa loro hanno scritto che in effetti loro denunciavano che c'era la pubblicità, come dire, come se noi in effetti fossimo, non lo so, stavamo facendo una pubblicità di prodotti di estetica, cioè di cosmetici, non lo so, stavamo vendendo qualche prodotto, cioè loro non mi meraviglio che non abbiano visto la bandiera dei radicali, cioè era bella esposta, cioè noi stavamo facendo attività politica e gli abbiamo anche detto che eravamo dei dirigenti, e per cui insomma loro ci hanno un po' guardati così, ma hanno poi voluto procedere a fare questi due verbali. Ora noi comunque già da domani abbiamo i ricorsi pronti, dobbiamo assolutamente fare in modo, insomma, che queste multe vengono strappate, perché insomma, e poi vedremo, insomma, perché noi giovedì dobbiamo fare di nuovo il tavolo e quindi non possiamo bloccarci noi politicamente. Se poi il sindaco vieta di fare politica a Napoli, io questo non credo, però so che stamattina ci sono state delle sommosse ieri, delle piccole sommosse anche con i Casa Pound, e insomma bisogna capire un poco se a Napoli, ecco, sta mancando il diritto di fare la politica. A noi non è chiaro questa multa, perché siamo stati sempre lì ogni giovedì. Appena noi abbiamo aperto questa piccola sede, i vigili ci hanno fatto la multa. Quindi, insomma, ora capiremo bene nei prossimi giorni che tipo di iniziative bisognerà prendere. Ho capito. Senti, mi dice Mariangela che voi avete invitato il sindaco a partecipare al transnazionale, ma anche a un'assemblea della vostra associazione. Una cosa vorremmo invitarlo, perché il 17 voi avete un appuntamento con la vostra, diciamo, associazione. Sì, il 17 di dicembre. In effetti noi aspettiamo che ci convochino e chiamare anche Mario Staderini, in modo che, avendo un appuntamento, anche il nostro segretario possa poi avere un incontro direttamente con lui qui a Napoli. Quindi, se riusciamo, ma nel giro di breve tempo, non possiamo perdere molto tempo, a quel punto poi lui sarebbe anche invitato a Roma, insomma, al nostro congresso. Ecco. Ah, quindi fate un congresso, l'Associazione per la Grande Napoli sta facendo un congresso? No, verrebbe al congresso nostro dei radicali. Parlavo dell'appuntamento del 17 dicembre, e che è un'assemblea. L'appuntamento del 17 dicembre, chiaramente, se il sindaco, insomma, viene alla nostra assemblea, sicuramente è graditissimo, ci mancherebbe. Ma quello che ci interessa, insomma, principalmente è l'iscrizione al Partito Radicale e la sua presenza proprio a Roma al congresso. Insomma, è anche un invito, mi sembra, che Marco abbia mandato a tutti i sindaci d'Italia, no? Per cui, se glielo potremmo fare personalmente, magari anche con il segretario di Radicali Italiani, insomma, sarebbe una buona occasione questa. Certo. Senti, Luigi, io so che appunto voi, come Associazione per la Grande Napoli, siete molto attivi per quanto riguarda la lotta per l'amnistia, e avete praticamente messo su una specie di piccola rete di contatti, o anche con i familiari delle dei carcerati, insomma. Avete, diciamo, in programma delle nuove iniziative su questo versante? Allora, guarda, martedì noi abbiamo una riunione che riguarda l'amnistia, la riforma della giustizia,
la riforma della Repubblica, l'amnistia per la Repubblica, l'amnistia per la democrazia. Quindi ognuno di noi porterà un contributo, dove attraverso questo contributo noi cercheremo di trovare poi una via, una strada da percorrere per fare delle altre iniziative, capire bene ora che tipo di iniziativa si può fare, con chi farla e soprattutto gli strumenti, cioè, per poterla fare, perché sicuramente, insomma, ora anche con questa lettera, questo comunicato dei sindacati della polizia penitenziaria, insomma, che stanno giustamente denunciando che la colpa, insomma, non è loro se le carceri italiane vanno male, insomma. Qua ci sono poliziotti che continuano a suicidarsi, per cui hanno cercato un poco di fare gruppo per insomma sostenere la battaglia di Pannella, quindi la nostra battaglia, e quindi a quel punto anche noi ora dovremmo cercare di trovare un punto d'incontro tra le famiglie dei detenuti, tra i poliziotti penitenziari, tra gli psicologi, tra, insomma, tutte queste persone, queste che lavorano in questo carcere, e che in questi carceri, e che alla fine, insomma, stanno morendo e stanno vedendo anche morire altre persone. E stanno accadendo delle cose che nel 2011 veramente c'è da rabbrividire. Bisogna intervenire, quindi la nostra riunione riguarderà sicuramente ora, appunto, come poter organizzarci e come, insomma, poter sviluppare qualche nuova iniziativa che possa essere anche fruibile, insomma, per i mass media, per qualche giornale, per qualche televisione, insomma, perché sicuramente ci vuole molto, ma molta più informazione. Perché chi è informato su questi disastri, su queste tragedie che si stanno vivendo sulla giustizia e sulle carceri italiane, si rende conto della gravità in cui noi stiamo vivendo. Ma la gran parte delle persone non sono informate. E per cui noi dobbiamo fare in modo da metterci in condizione di informare, ecco, i cittadini. E quindi, insomma, lavoriamo su questa grande riforma, ecco. Ora aspettiamo anche che venga a giorni, insomma, costituito questo nuovo governo. Dicono che sarà un governo molto tecnico, ci saranno la gran parte, insomma, tutti i ministri tecnici. E però, insomma, io voglio sperare che Emma Bonino occupi un ruolo, ecco, all'interno, perché sarebbe sicuramente una garanzia per cercare di uscire, insomma, da questa crisi che ci sta davvero distruggendo. Senti, Luigi, noi abbiamo delle domande dalla chat, ovviamente noi interagiamo con la chat, e praticamente Stefano Russo pone il problema sul fatto, sulla regolamentazione del volantinaggio a Napoli. Insomma, se tu sai quali sono le normative che, appunto, regolano la missione volantinaggio, perché mi pare che accenna Stefano che comunque vive a Verona, secondo lui si paga normalmente un contributo alla che è funzionale alla raccolta poi dopo della carta da parte dei turbini. Tu sai che tipo di regolamentazione c'è specifica per il volantinaggio a Napoli? Allora, la regolamentazione specifica è che la multa potrebbe riguardare colui che sta volantinando per la vendita di un prodotto commerciale. Ma noi non stiamo vendendo prodotti estetici, oppure cosmetici, oppure quant'altro. Noi stiamo facendo attività politica che non ha nulla a che vedere con il tipo di... Ma io sicuramente credo che loro non lo sapevano. È sicuro proprio, perché non...
non possono fare un verbale per attività politica a un'associazione. Cioè, perché mi hanno accennato a un contributo per la raccolta poi della carta che si spargi. A Napoli evidentemente questa cosa non c'è. Guarda, riguardo alla pubblicità, ti ripeto, se è un prodotto commerciale, loro possono farla la multa. Anche se poi c'è da dire che lì c'erano altri ragazzi che volantinavano, appunto, facevano propaganda commerciale, ma i ragazzi non sono stati multati, sono venuti direttamente da noi. Quindi diciamo un'opzione secondo te è veramente a sfondo politico, insomma? E c'è, ma sicuramente è una cosa a sfondo politico, è chiaro, perché non era mai capitato. E quindi insomma io non credo che insomma ci dovrebbero far pagare questi soldi, ecco. Cioè, abbiamo i corsi pronti. Ok. Senti, voglio chiederti un'altra cosa. Con questo sindaco, che non so se si può più chiamare neo sindaco, insomma, vabbè. L'associazione per la Grande Napoli ha già avuto, diciamo, dei contatti, nel senso qualche, l'avete cercato di sollecitare qualche battaglia, qualche tematica radicale, avete avuto, diciamo, un contatto più o meno ufficiale con almeno in questo consiglio comunale nuovo? Guarda, noi con il sindaco abbiamo avuto un minimo di contatto durante la fase del ballottaggio, dopo che c'è stato Pannella, insomma, che appunto diceva di votare De Magistris. Infatti io personalmente sono stato a un incontro, diciamo, che lui ha avuto anche con altre associazioni, anche del Partito Democratico, e dove appunto, insomma, davamo il pieno appoggio De Magistris per il ballottaggio. Ma in effetti noi come Associazione per la Grande Napoli non abbiamo avuto nessun tipo di incontro ancora con De Magistris. Quindi per noi è anche importante appunto questo momento per farci conoscere per appunto dirgli che esiste un'associazione radicale a Napoli, che è quella della Grande Napoli, e che fa anche delle iniziative sul territorio, e che quindi anche lui, insomma, dovrebbe, vorremmo sapere anche lui come la pensa in effetti poi sull'inferno di Poggioreale, e vorremmo sapere anche lui che cosa ne pensa sulla grande truffa dell'INPS, e insomma vorremmo sapere da lui che ne pensa dell'antiproibizionismo. Sappiamo che lui è stato molto disponibile per la costituzione dei registri delle unioni civili. Appunto, ora dobbiamo vedere se poi queste cose davvero poi si possono fare, si possono, insomma, confermare, ecco. Quindi è un motivo di incontro per noi, anche per parlare di queste cose, perché poi sono le nostre battaglie. Senti Luigi, relativamente all'ultima, diciamo, emergenza rifiuti a Napoli, com'è la situazione visto che non se ne parla più? Ma guarda, riguardo la vicenda rifiuti, una decina di giorni fa c'è stato l'incontro tra il sindaco del comune di Napoli, De Magistris, e tra il presidente della regione, Caldoro. Sembra che ci sia stato l'accordo per la costruzione di un nuovo termovalorizzatore. Un termovalorizzatore molto grande che sarà costruito nella zona di Capua e che dovrebbe poi risolvere definitivamente, a quanto pare, da quel che si dice, tutti i problemi della spazzatura sia campana e sia anche del Lazio, perché ora io, dalle notizie che un poco mi arrivano, ho capito che ora comincia un'emergenza nel Lazio. Esattamente, hai saputo bene. Ora io, è vero? C'è la più grande discarica d'Europa, che è Satura, da tempo, e devono chiuderla.
e non so quanto siano preparati allo smaltimento dei rifiuti, lo stoccaggio dei rifiuti. Sì, e quindi ora io credo che questo, insomma, questo accordo su questo termovalorizzatore sicuramente, insomma, io non mi voglio esprimere più di tanto su questa cosa, perché poi io ho sempre sostenuto che poi il problema della spazzatura a Napoli era che le discariche, queste illegali, queste stanno tutte in mano alla camorra, ma poi in effetti i termovalorizzatori stanno in mano alla politica. Quindi ora io non so che tipo di spartizioni ci potrebbero essere per anche la costruzione di questo termovalorizzatore, perché in fondo poi quel che manca è il compostaggio. L'umido è poco. Qui si vive solo tra plastica e cartoni. Quindi si doveva fare il compostaggio. Ora i termovalorizzatori, io dico sempre che sono una cosa che stanno in mano alla politica, per cui noi non sappiamo se poi, insomma, la trasparenza possa essere quella che vinca, ecco. Chissà se anche questa vicenda, che tra virgolette si può chiamare locale, avrà qualche risentimento dalla situazione politica e anche dalla scelta che farà Di Pietro relativamente a questo nuovo governo che si va formando. Ma sì, anche perché poi in effetti noi vediamo che Di Pietro e la Lega sono i due partiti che vorrebbero andare a votare, perché sanno che poi prendono più voti, ecco. Prenderebbero più voti nella situazione politica in cui ci troviamo. Quindi sono soltanto dei calcoli matematici che loro fanno per aumentare un poco, ecco, il pezzetto di potere che ogni partito ha. Io non lo so a livello politico come si può sviluppare qui, insomma, anche questo nuovo governo, perché certo un governo tecnico è diverso da un governo politico. E se noi riuscissimo a breve a fare delle riforme che poi ci possono mettere in condizione appunto di avere poi un governo politico che governi il paese, e allora, insomma, sicuramente potremmo uscire anche dalla crisi. Ma sino a quando, insomma, avremo questa instabilità politica che non ci aiuta assolutamente, insomma, ad avere un minimo, ecco, un minimo di credibilità, di ripresa. Domanda, prima che finisce il tempo volevo fartela. Mi chiedono alla chat come, a che punto sta la raccolta differenziata a Napoli. Ma guarda, la raccolta differenziata io ho notato che in parecchi quartieri la stanno facendo, guarda, anche addirittura a Secondigliano ci sono delle persone che vivono lì, che insomma io incontro e che mi dicono che si sta facendo, insomma, un po' di raccolta differenziata. Ora è chiaro, questo dipende anche soprattutto dai cittadini, perché se i cittadini, insomma, si responsabilizzano e danno luogo ognuno di loro a partecipare, a fare questa differenza tra la plastica, l'umido, insomma, sono un po' di boost, però va fatta. Sembra che a Napoli, insomma, un minimo si stia facendo, però per me io dico che è sempre molto poco, perché si potrebbe fare molto, ma molto di più, e già da subito. E quindi a Napoli le cose sono sempre andate molto lentamente. Ci sono dei quartieri che la raccolta funziona in modo perfetto. Il martedì si raccoglie la plastica, il giovedì si raccoglie la carta, altri giorni della settimana si deposita l'umido e assieme all'indifferenziato. Però chiaramente ci sono altri quartieri su cui
diciamo, diventa quasi impossibile andare a fare la raccolta differenziata, perché sono vicoli stretti, insomma, e poi c'è la periferia che è quella in effetti che distrugge un po' tutto, perché qui non dimentichiamoci che insomma ci sono discariche a cielo aperto, appena usciamo fuori in periferia. Napoli è una città molto, ma molto, insomma, dura sotto questo punto di vista. La monnezza c'è sempre stata, quindi sia i cittadini e sia soprattutto appunto questi enti dovrebbero cercare di aiutarci, di metterci nelle migliori condizioni di poter partecipare insomma, a fare questa raccolta. Ok, Luigi, io ti ringrazio. Se non hai altro da aggiungere, che abbiamo sforato di qualche minuto. Sì, allora www.perlagrandenapoli.org e tutti alla riunione di martedì a via San Geronimo numero 19 adiacente San Domenico Maggiore a Napoli, sede Arci Lesbica, riunione dell'Associazione per la Grande Napoli, si parlerà della giustizia e dell'amnistia. Ok, attendo che Roberto venga. Sì, Gianni, sono qui. Sei. Certo, ok, la ringraziamo qui. Comunque tutti quanti Luigi per questo aggiornamento. La Grande Napoli è una delle associazioni che sono costituenti di tipo radicale e quindi insomma ringraziamo. E tutti anche a Roma al congresso. Ricordiamo parleremo anche di questo. Esattamente, a dicembre. Dall'8 all'11, se non vado errato. Sì, dall'8 all'11. All'albergo sull'Aurelia, l'albergo non me lo ricordo più il nome, comunque ce l'abbiamo scritto tutte quante le indicazioni sul nostro sito. Non è l'Ercife, ma non mi so bene il nome. Ci sono degli ottimi punti. Summit, una cosa del genere. Sì, ci sono varie possibilità di alloggio anche con varie fasce economiche. D'accordo, grazie Luigi. Ciao, arrivederci. Ciao. Bene, si chiude qui lo spazio con Qui Napoli, torniamo nello studio di Lecce, salutiamo Mariangela Pisano e Luigi Mazzotta e chiudiamo per un momento la comunicazione con Gianni Colacione.